Beh, le difficoltà principalmente sono quelle di affrontare ancora una volta una partita, un'altra partita in così pochi giorni, perché la fatica inizia a farsi sentire. Avete visto, abbiamo perso Fedato per infortunio, Zola per squalifica, e abbiamo qualche ragazzo che non sta bene, febbricitante, un po' di virus in giro, quindi qualche difficoltà ad oggi ce l'abbiamo, però confidiamo di recuperare quasi tutti e prepararci a una partita difficile, perché le partite contro squadre di Capuano sono sempre partite difficili. È una squadra che adesso sta iniziando a fare il risultato, viene da una vittoria fuori casa e le sue squadre sono squadre che giocano in maniera compatta, equilibrata, e prendono pochi gol, concedono poco, quindi è un sistema di gioco che 5-3-2 è sempre un sistema di gioco che non ti concede tanti spazi e devi essere bravo tu a crearteli e a cercare di fare una grandissima partita, perché quando si vanno ad affrontare queste squadre, lo ripeto sempre, che navigano e stazionano in situazioni non belle di classifica, bisogna dare il massimo e sicuramente pareggiare la loro voglia di fare prestazione, la loro voglia di mettere in difficoltà l'avversario. È normale che ci si abitua bene in casa dove si vince sempre e uno si fa la bocca buona e cerca di andare in tutti i campi dove sei chiamato in causa a cercare di vincere tutte le partite. Noi ricordo che fuori casa non perdiamo da tantissimo tempo e veniamo da risultati utili. È chiaro che forse per quanto riguarda l'analisi mia sono le prestazioni che sono un po' differenti, perché qui siamo arrembanti, mettiamo grandissimo furore agonistico, la qualità è altissima. La percentuale di realizzazione si alza sempre quando giochiamo qui in casa. È fuori che dobbiamo stare un po' più concentrati, soprattutto quando si tratta di avere noi la palla, di cercare di offendere con più uomini, perché alle volte abbracchiamo la porta con pochi uomini. Poi per il resto la tenuta difensiva è buona anche lontano dal provinciale, le occasioni le creiamo. È normale che, ripeto, piacerebbe vincere dappertutto, ma le difficoltà ci sono ovunque e vedrete che ci saranno anche lunedì contro il Rieti, perché tutte le gare sono all'inizio difficili, non, per me non esistono partite facili, l'ho sempre detto. È normale che prestazioni come quelle di Siracusa lontano dal provinciale sono prestazioni che lasciano tutti contenti, tutti soddisfatti, e noi cerchiamo di avere quello standard lì, ma no, non è sempre semplice. Beh, queste partite ti danno grande morale, e come dici tu, l'autostima cresce, la consapevolezza che quello che si propone porta ai risultati. Crescono anche le prestazioni individuali, il morale di tutti, perché è normale che un giocatore, faccio un esempio come Tulli, che riesce a fare un gol come quello che ha fatto lui, è normale che penso e sia anche logico, sia un giocatore in salute, con una motivazione alle stelle. Quindi, personalmente è normale che dopo la vittoria, dopo alcune prestazioni individuali, ti aspetti, soprattutto per quanto riguarda l'approccio, un inizio arrembante da parte nostra. Ma noi cerchiamo sempre di essere questi, cerchiamo sempre di proporre quello che ci ha portato frutti fino ad oggi. Ed è normale che il campo, il pubblico e il fattore provinciale, tutto ciò ci spinge ad avere forse una marcia in più. Non è una giustificazione. È normale che dobbiamo correggere tutto anche fuori casa, però da questo punto di vista qua dobbiamo cercare di maturare più in fretta possibile, anche se, ripeto, noi non perdiamo da un bel pezzo lontano dal provinciale, e
Per quanto riguarda i risultati non siamo scontenti. È normale che, ripeto, le prestazioni possiamo migliorarle perché quello si può sempre fare. Come ho detto prima, le analizziamo tutte le prestazioni. Ultima analizzata lontano da casa è il Bisceglie. E ripeto, forse ci manca quel pizzico di coraggio in più che mostriamo in casa. E su un cross dagli ultimi 16 metri in casa andiamo a riempire l'area con 4-5 uomini, fuori casa andiamo con meno coraggio, siamo meno sbarazzini, meno propositivi, ma ripeto, è sempre un atteggiamento dovuto anche a come iniziano le gare, a come si indirizzano, a come si approcciano. E no, sinceramente non me lo so spiegare, perché ci sono momenti dove fuori casa riusciamo ad avere il pallino del gioco in mano e di creare tantissime palle gol, alle volte poi subiamo anche l'avversario. Su questo dobbiamo maturare, cercare di avere sempre il pallino del gioco ed avere il dominio per tutta la gara è il sogno di tutti gli allenatori, di tutte le squadre. In questo momento noi non ci stiamo riuscendo, lo facciamo a sprazzi. E anche noi durante la settimana cerchiamo la perfezione, cerchiamo di migliorare questo punto di vista qua, perché una squadra che dimostra in casa di essere al top, io sono convinto che può farlo anche fuori casa. E Siracusa ci aveva dato delle ottime risposte, e Bisceglie per tanti aspetti non ci ha permesso di essere quelli di Siracusa. Non sto qui ad elencare le difficoltà. Adesso ci aspetta una partita difficile come Rieti, sono convinto che ci saranno delle difficoltà, sono convinto che avremo anche lì momenti dove non possiamo essere arrembanti, perché è una squadra che lotta su ogni pallone, ha una fisicità importante e la mentalità dell'allenatore sicuramente non ci permetterà di avere chissà quale dominio del gioco, quindi ci prepareremo a tutte le difficoltà. Ed è normale che, come sempre, cercheremo di fare un gol in più degli altri. Spesso ci sta riuscendo e cercheremo di farlo anche lunedì. No, sinceramente no, perché a parte il Matera, sapete tutti quello che è successo, vedo che sotto il Siracusa non molla. E anche la stessa Paganese continua a fare prestazione. E qualche settimana fa è andata a vincere a Rende. Quindi lì sotto è ancora aperto tutto, quindi sono convinto che tutte le squadre giocheranno alla morte, tutte le partite saranno difficili e credo che per fare un bilancio, per dire chi mollerà, chi farà parte dei playoff, chi giocherà le carte per vincere il campionato, credo che ancora sia presto, perché mancano ancora tante partite. E quindi per i bilanci dal punto di vista della classifica penso che ancora è presto e ce ne vorrà ancora un po' di tempo. Detto, mi ricollego a prima, quando dico che nessuno mollerà, penso allo stesso Siracusa che si trova a 6-7 punti dai playoff, e la squadra sotto sarà a 8 punti, un'altra sarà a 6 punti, quindi penso che con il fatto dei playoff allargati non c'è motivo di mollare, non c'è motivo di non giocare le partite tutte col coltello tra i denti. Fare i playoff credo che sia un obiettivo bello per tutte le squadre, poi se sarà vero che non ci saranno retrocessioni, non vedo perché tutte non si possa provare, per quelle che stanno nella medio-bassa classifica, provare ad arrivare ai playoff. Quindi penso che da questo punto di vista il campionato rimarrà vivo fino alla fine. Ma io, come ho detto prima della gara col Bisceglie, cambia poco, ho fatto il calciatore, e per quanto riguarda le motivazioni, per quanto riguarda l'atteggiamento che bisogna tenere in campo, se sei di fronte a 200 persone o a 60.000, ti devi sempre relazionare con l'avversario, devi sempre render conto a quello che ti chiede l'allenatore, e quindi andare in campo, cercare di battere il diretto avversario e vincere la partita.
ho visto dalle immagini che non è uno stadio pieno, gremito, ma tanto le difficoltà saranno sempre quelle. Sinceramente a noi interessa più il terreno di gioco e mi auguro che sia un terreno di gioco diverso da quello che abbiamo trovato a Bisceglie, perché ripeto, non è un alibi, abbiamo avuto grosse difficoltà sia noi che il Bisceglie a proporre qualcosa. Mi auguro che il terreno di gioco sia un terreno di gioco dove si possa giocare a calcio e che almeno quello sia un qualcosa che ci possa far esprimere nel migliore dei modi. Poi 100, 200, 300, 5.000 cambia poco. È una squadra che nell'ultima gara erano due i giocatori che erano presenti qui al provinciale. Hanno cambiato tantissimo, hanno acquistato giocatori di categoria, giocatori che conoscono bene la Serie C, quindi una squadra tutta rivoluzionata, con un allenatore nuovo, con idee nuove, con mentalità nuova, e credo che sia una partita difficile. Io, quando si affrontano queste squadre abbottonate, queste squadre che tutte sotto le linee della palla per loro scelta, chiaramente ci sono pregi e difetti, pro e contro di tutti i vari sistemi o atteggiamenti, è normale che se ti lasciano il pallino e continui a sbagliare presti il fianco, in ripartenza perdi le partite, quindi saranno strategie che anche gli avversari attuano e che devi stare attento. La squadra è rivoluzionata rispetto a quella dell'andata ed è una squadra che sono convinto pericolosa, perché gioca in un modo che soprattutto aspetta l'errore dell'avversario e noi non dobbiamo concedere questo. Ma anche noi ci teniamo a far bene, siamo in diretta televisiva, abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni quando siamo stati chiamati in causa. Da questo punto di vista qua sappiamo che ci guarderanno in tanti, adesso le aspettative e le ambizioni per quanto riguarda i nostri tifosi sappiamo che stanno crescendo di settimana in settimana. Noi dobbiamo solamente continuare a renderli orgogliosi di quello che stiamo facendo, di sudare sempre in primis la maglia e cercare di vincere tutte le partite. Questo è il nostro, tra virgolette, cavallo di battaglia, cercheremo sempre di comportarci così. Ma ne parlavamo oggi con i ragazzi, alle volte le partite si sbloccano una palla inattiva, una grandissima giocata, un calcio d'angolo battuto bene, un colpo di testa col tempo giusto. Quindi quello è un gesto tecnico che fa parte di questo sport qua, penso che sia uno dei più belli che possano esistere. Sono contento che Giacomo l'abbia fatto qui con noi e se si dovesse ripetere correremo ad abbracciarlo come abbiamo fatto mercoledì contro il Catania. Ma io non mi accontento, ma lo sanno anche i ragazzi, soprattutto di vincere le partite non giocando bene. E poi arrivo anche a quello che vuoi dire te, perché sono convinto che se smetti di proporre, di giocare, di divertirti e di fare quello che ci ha portato ad arrivare a questa posizione in classifica, sono convinto che noi passeremo veramente dei guai. Quindi lo sanno i ragazzi che dobbiamo passare attraverso le prestazioni. Poi ci troviamo in questa zona di classifica che sinceramente inaspettata all'inizio, però siamo partiti forte, abbiamo continuato a pedalare velocemente e adesso siamo lì e vogliamo tenere lontani quelli che stanno dietro. Se dovessimo continuare a far punti c'è una squadra davanti, ma non è un'ossessione quella di lavorare e raggiungere la Juve Stabia, perché se iniziamo ad avere l'ossessione di vincere sempre iniziamo a perdere di vista il nostro obiettivo.
lavoriamo giorno dopo giorno cercando di vincere sempre e vediamo poi alla fine cosa viene fuori.